Buonasera, buonasera, ben arrivati su Popolo della Famiglia TV a questa sesta puntata di Semi di Speranza. Grazie per essere qui, grazie per collegarvi, grazie per condividere questa diretta e per diffonderla. Come potete vedere dal titolo, questa sera con noi avremo un ospite veramente di riguardo. Chiudiamo questa stagione di Popolo della Famiglia TV, perché questa sera va in onda con la rubrica Semi di Speranza, l'ultima rubrica del 2018, quindi è la puntata conclusiva della nostra stagione 2018 e abbiamo un ospite di riguardo, veramente di riguardo, che rappresenta un'associazione che semina semi di speranza, semina, scusate la cacofonia, che sparge semi di speranza in tutto il territorio nazionale ed europeo. Aspettiamo qualche istante che i nostri Facebook spettatori si colleghino in maniera tale che possano. Ciao Giovanni, ben arrivato. Io mi scuso sempre se non sono capace di salutare tutti, ma leggiamo poi. Noi della redazione, insieme a Francesca Centofanti e a Barbara Moi, leggiamo i commenti e quelli che contengono delle domande per i nostri ospiti, poi vengono inoltrati a loro, come sarà il caso del dottor Boscia, perché come potete vedere dal titolo, il dottor Boscia non è su Facebook e l'Associazione Medici Cattolici Italiani non ha una pagina e quindi abbiamo indicato il sito dell'associazione. Adesso noi stiamo chiamando il dottor Bosch al telefono, continuiamo la presentazione di questa puntata, metteremo in viva voce e potremo porre alcune domande al dottor Bosch che in maniera così cortese come lo è lui risponderà e potrà darci ancora maggiori informazioni rispetto a quella che è un'attività di grande sensibilizzazione e ricollocamento dell'ambito medico in quella che è la sua origine, ovvero il servizio per la vita, per la salute e la cura delle persone. Dottor Boscia, mi sente? Buonasera a voi, sì, Buonasera a lei, grazie per il tempo che ci dedica, grazie per la disponibilità. grazie a voi per avermi coinvolto in questa vostra preziosa avventura. Appunto, giusta, guardi, la definita in maniera perfetta, ovvero un'avventura, perché lei ha visto il canovaccio che le abbiamo inviato di questa chiacchierata che ci accingiamo a fare, e c'è Sì, certo. una frase che a me ha colpito molto e che è, diciamo, la grande attività che lei come medico ginecologo svolge e la missione, perché è anche un servizio che svolge come presidente dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, no? Che al di là di quelli che sono gli scopi e i caratteri dell'associazione che ci racconterà tra pochissimo, c'è soprattutto la missione di quella che vorrei mi permetta di definire forse di ricollocare la vocazione medica in quello che è l'ambito per la quale è stata creata, è nata, no? Che è la cura alla vita e la cura della vita e della salute dell'essere umano. Quindi entriamo subito nel vivo della nostra intervista. Io vado, tanto ci siamo già sentiti e ha capito che tipo di persona sono io, che sono piuttosto pratica e vado dritta all'obiettivo. Diretta al problema, Esatto, all'obiettivo, sì. esattamente, esattamente. Dunque, AMCI, è l'Associazione Medici Cattolici Italiani. Io ne approfitto un attimo per ringraziare Paola Latina, che è una nostra comune amica, e il marito, il dottor Iacobelli, attraverso i quali siamo entrati in contatto, perché poi voglio dire, dobbiamo ringraziare sia Paola che il marito se siamo riusciti a sentirci in così breve tempo. Quindi spero che Paola sia in linea e che ci possa quantomeno ascoltare. Quindi AMCI è l'Associazione Medici Cattolici Italiani. Come nasce, diciamo, qual è lo scopo, no? Che si è preposta questa associazione e soprattutto lei in qualità, anzi, come dicevo prima, di medico, ginecologo e di presidente,
come sposa la sua attività, immagino faticosa e molto pregna di tempo a disposizione del prossimo in tutto questo? Allora, guardi, l'ANCI è un'associazione di fedeli laici, è un'associazione cattolica che ha come scopo, fondata da tantissimo tempo, siamo quasi al 75esimo anno di vita, che ha come scopo quello di contribuire alla formazione permanente dei medici in ambito spirituale, in ambito etico e morale, nel senso che i medici devono essere portati a studiare l'etica e medicina, a promuovere uno spirito di autentico servizio umano e cristiano, e in questo senso migliorano il rapporto con l'ammalato e i suoi familiari. Cioè l'AMCI spinge ad un rapporto di incontro tra una fiducia e una coscienza, cioè la fiducia posta del paziente nei confronti del medico e la coscienza del medico a rispondere in maniera abile, a dare delle risposte abili al problema, alla fragilità, alla malattia. Risposte abili significa responsabilità e abili fanno tutt'uno in responsabilità. I medici che diciamo fraternizzano con l'AMCI, che sono iscritte, devono promuovere un dignitoso esercizio della professione medica ed educare tutti quanti con loro vengono in contatto ad una retta corresponsabilità. In questo modo si favorisce, per esempio, l'inserimento dei medici nei gruppi di volontariato, si inserisce la valorizzazione del volontariato, si favorisce un'autentica comunità che vada a testimoniare i valori cristiani della vita, si promuove una salute che mai deve essere disgiunta dalla salvaguardia dell'ambiente. Quindi l'AMCI opera a favore delle popolazioni bisognose, ispira ad un dialogo con gli operatori sanitari, colloquia con le altre confessioni religiose per la realizzazione dei valori e degli obiettivi comuni nel campo dell'assistenza, e direi che l'AMCI esercita un vero apostolato di bene nelle famiglie e nella società. Cioè persegue una mirabile e piena, direi anche armonica, diciamo congiunzione tra la dottrina cattolica, la bioetica e le conquiste della medicina. Questa è l'AMCI, diciamo a grandi linee. Opera in campo internazionale e ovviamente opera anche nel campo della scienza, perché coordina anche la Società Italiana per la Bioetica e i Comitati Etici e partecipa anche al forum delle associazioni e movimenti di ispirazione cristiana operanti in sanità. Io come ginecologo poi mi inserisco appieno in questo perché sono, diciamo, con la mia professione all'origine della vita, sono in quel rito di passaggio importante che è il desiderio di maternità e la nascita. E quindi praticamente sono, essendo poi ginecologo, che da circa 40 anni, 45 anni si interessa alle gravidanze ad alto e ad altissimo rischio, sono proprio al confine anche con situazioni che possono rappresentare la sofferenza per alcune famiglie. Quindi lei mi dà il grazie, dottor Bosca, per la maniera così, oserei dire paterna, perché ha questa modalità molto accogliente di spiegare le cose, anche argomenti piuttosto magari difficili, no? A chi non è del mestiere come lo sono io, ma è immediata l'apprendimento, l'assorbimento di quello Ma che lei di come quello. professore universitario io sono abituato a dare il messaggio che sia comprensibile e quindi nell'insegnamento, forse questa è una dote che l'insegnamento ci fornisce e il continuo contatto con i giovani ovviamente ci stimola ad essere il più chiari possibile. È comunque, diciamo, un carisma che lei mette al servizio del prossimo, in qualche modo, no? Certo.
Quello che lei toccava come argomento sono le gravidanze difficili. Lei sa che questa rubrica ospita ogni settimana delle associazioni che sul territorio difendono i valori non negoziabili e combattiamo tutti insieme contro quelli che sono gli inganni dei falsi miti del progresso. E in una puntata scorsa abbiamo avuto come ospite Sabrina Pietrangeli, che è la presidente dell'associazione Quercia Millenaria, che appunto accompagna Io conosco le molto famiglie. bene, E certo. la conosco molto bene perché si occupa della vita umana che ha la necessità di incontrare le mani della madre e le mani del padre, Esatto, che sono le esattamente. uniche che salvano dal pregiudizio, dalla insensatezza. Esattamente, esattamente. Entriamo un po' più sul tecnico, diciamo degli argomenti. Noi adesso abbiamo due domande che io cioè, vorrei crearne una in maniera tale che così ci dai il là per quella successiva. PMA e FIVET. Io do semplicemente gli acronimi in maniera tale che lei ci può spiegare non solo quello che significano entrambe e se ci sono dei distinguo da fare sia nel caso della PMA sia nel caso della FIVET e se ci sono dei distinguo da fare, quali sono? Beh, la PMA è l'insieme procreazione medicalmente assistita, è l'insieme delle tecniche di fecondazione artificiale che sono state messe a punto per cercare di dare una risposta alla sterilità. E dovendo approfondire questo tema, va detto innanzitutto che queste tecniche di fecondazione artificiale possono dare una risposta alla sterilità di coppia, ma non si tratta di una terapia della sterilità. Perché, vede, queste tecniche, pur diciamo consentendo alle coppie di avere un figlio, non restituiscono ai coniugi la fecondità naturale. Quindi si tratta di tecniche che manipolando cellule, uovo, spermatozoi ed embrioni umani offrono l'occasione per innumerevoli tipologie riproduttive. Cioè si tratta di una riproduzione umana scardinata completamente dalla sessualità. Perché tutte le tecniche sono tante, tantissime, poi ce ne sono alcune innovative che fanno parte proprio dei bagagli proprio recentissimi. Le tecniche consentono di avere un figlio, ma non consentono ai coniugi la fecondità naturale. Non curano, non restituiscono ai corpi la fecondità naturale, operano attraverso una manipolazione tecnologica dei soggetti chiamati alla generazione, quindi vanno a bypassare le cause di sterilità. E ovviamente al di là di questo, che potrebbe anche, diciamo in un certo senso, essere accolto come innovazione, hanno anche la possibilità di esercitare un tecnopotere sulla vita e sulla generazione umana, perché oltre a bypassare i fattori che intervengono diciamo, nel determinismo della sterilità, vanno a dare una risposta meccanicistica alla terapia della sterilità. Cioè, si tratta di tecniche quindi che manipolando i gameti costituiscono una tecnica alternativa alla fecondità naturale. Però ci sono tanti diciamo aspetti, perché l'aver avuto la possibilità di manipolare le cellule uovo, gli spermatozoi, gli embrioni umani offre soprattutto nell'ultimo periodo a i tecnici di questa disciplina che si chiama procreatica, l'occasione per nuove tipologie di ricerche che vanno anche ad aprire la strada a tante applicazioni riproduttive che sono anche abbastanza discutibili e che pongono anche interrogativi su quanto sia pericoloso il potere di fabbricare la vita umana che in questo senso viene posto
nelle mani di essere umani di altri esseri umani. Sì. La FIVET che cos'è? La FIVET è il capostipite di tutte le tecniche di procreazione assistita. È l'acronimo di fertilizzazione in vitro con embryo transfer, cioè una fecondazione nella quale si provoca artificiosamente l'incontro tra la cellula uovo e gli spermatozoi in un terreno di coltura nel quale si coltivano in vitro gli embrioni. Il prelievo delle cellule uovo avviene attraverso una tecnologia di prelievo con ecografico, viene chiamata agocentesi, e ovviamente va questo ago ad inserirsi nella cavità addominale della donna per pungere l'ovaio per via transcervicale, e gli ovociti vengono così ad essere disponibili in laboratorio. Vengono mescolati con gli spermatozoi e quindi praticamente si ottiene un embrione perché gli spermatozoi si attivano ad entrare nella cellula germinale femminile. E la problematica ha avuto dei sviluppi e l'evoluzione di questa tecnica è stata poi la ICSI, che ICSI sta per acronimo di micromanipolazione, cioè introduzione all'interno dell'ovocita di spermatozoi. Uno spermatozoo viene quindi microiniettato nell'interno della cellula uovo, magari dopo essere stato selezionato come spermatozoo migliore, e in questo senso praticamente la fertilizzazione è del tutto strumentale. Tanto strumentale che qualcuno sta pensando che queste tecniche di micro manipolazione debbano essere addirittura preferite alla fecondazione naturale. Qualcuno parla di filiera riproduttiva, come se stessimo qui ad occuparci di una filiera del vino, della melinda o della verdura No, biologica sono ben che è lieta, mi perdoni. meticolosamente pulita, Sì, eh? no, mi perdoni se la interrompo, però sono lieta che diciamo, questa nota viene da lei, che voglio dire, è un tecnico e quindi a maggior ragione. Beh, io do la mia interpretazione Ok. perché diciamo che queste tecniche hanno avuto tanti meriti, almeno tanti ne riconosce la scienza, però hanno un grande demerito, che è quello di avere opacato e oscurato l'importanza, per esempio, della prevenzione nel campo della fertilità umana. E in questo periodo, e io sento spesso dire, anche dalle molte donne, posso fare tutto, posso fare di tutto, posso correre qualsiasi rischio, posso agire in modo imprudente, tanto poi ci sarà sempre qualcuno che mi aiuterà nell'ottenimento del mio desiderio riproduttivo. E questo è un errore, perché la prevenzione è un aspetto essenziale, un aspetto che comporta una modulazione dei comportamenti sessuali, che sono individuali e collettivi. La sessualità multipartner ci porta fuori campo. La prevenzione ci sconsiglia l'uso e l'abuso di droghe, e se noi vogliamo utilizzarle, stiamo attenti perché la nostra riproduzione parte. Dobbiamo essere attenti agli stili di vita, perché se non siamo attenti a questi stili di vita siamo responsabili anche di tanti inquinanti personali, siamo responsabili dell'inquinamento dell'ambiente. Se siamo propensi ad avere abusi e restrizioni alimentari, anche questo ci porta ad evitare, ad entrare in tunnel che possono portare alla sterilità. La prevenzione quindi ci allontana da quei fattori che aumentano i rischi infettivi, i rischi delle malattie sessualmente trasmesse, che sono tutte cause di una sterilità. Allora, se la prevenzione non è stata attenta e completa,
Io credo che un buon 70% delle coppie avrà problemi di sterilità e quindi ci ritroveremo a dover obbligatoriamente passare poi attraverso questi canali dell'artificializzazione. Con gli artifici si prendeva il seme, con l'artificio si prendeva l'ovocita. Questi vengono portati fuori dal corpo maschile e femminile, i gameti sono manipolati, poi ovviamente i gameti possono essere freschi, congelati, gli embrioni freschi, congelati. Diventa veramente quello che è stato definito per tanto tempo un far west della riproduzione umana. Cioè, è un po' come a me viene da pensare mentre l'ascolto, dottor Boscia, oltre alla tecnicità di quello che è la disciplina procreatica, come giustamente diceva lei, c'è un po' come se fosse stata la rivoluzione industriale della procreazione, cioè si è andati. Certo, perché tutte le tecniche di riproduzione artificiale vanno a sostituirsi all'atto coniugale e quindi cominciamo ad avere una scissione tra una dimensione unitiva e una dimensione procreativa. Ecco perché parlano oggi di filiera riproduttiva, cioè c'è una depersonalizzazione dell'atto coniugale che è totale, non c'è una coppia dietro quel bambino che nasce. Ci può essere una cooperativa, c'è un medico, un biologo, ci sono tanti altri coautori della nascita. E diciamo anche dal punto di vista legale ci sono una serie di problematiche. Nel passato si è assistito allo scambio di proventi di seme, si è assistito ad una non attenta selezione di seme e ovocellule. Ci sono stati dei profili virologici infiammatori, non è che queste tecniche sono esenti, per quanto si stia cercando di dare una legislazione che poi paro paro il sistema legislativo italiano è talmente così flessibile che va ad annullare. La legge 40 era stato un tentativo di regolamentare queste tecnologie, però pian pianino anche quella legge sembrava essere il frutto di direi, di un concordato sulla verità del nascere umano, è stata in sostanza anche falsificata, così come sono state falsificate tante altre fisionomie del nascere. Quando oggi parliamo di donne surrogate, dell'uso improprio del corpo di una donna per gestire per conto di altri una gravidanza, insomma siamo proprio arrivati all'ultima fase. Quando parliamo che una donna di 62 anni debba partorire un bambino, ma questo bambino quando avrà 8 anni si troverà probabilmente a cambiare il pannolone della madre. Lei sta introducendo la prossima domanda e varie considerazioni che mi vengono alla mente ascoltandola, no? Io ho definito quello che ha descritto lei come se fosse la rivoluzione industriale procreatica, perché purtroppo a questo siamo arrivati, arrivando all'estremo che è quello che in questa nuova lingua, in questa neolingua che vogliono in qualche modo inculcarci, viene definito quella che io chiamo personalmente e noi del Popolo della Famiglia definiamo utero in affitto, perché stare nella verità, parlare nella verità, sì, non no, ritengo che sia l'unico modo per trasmettere l'informazione. La neolingua lo chiama utero in affitto. Scusi, lo chiama GPA, gestazione per altri, dal francese poi. E questo riaggancia l'argomento della prossima domanda, ovvero ovodonazione, spermidonazione, a parte i termini, donazione, vabbè, comunque, lasciamo perdere, non voglio essere polemica più di quello che sono. Possiamo parlare tranquillamente di commercio, tanto ormai sono gli ovociti e gli spermatozoi si esportano anche. Vai, la stop.
La sta prendendo, dottor prodotti in Bosch. Cina, in Giappone, in America o in Spagna vengono, diciamo, giungono in Italia, quindi praticamente è tutto, vede, il problema che l'ovodonazione e la spermiodonazione comportano è un problema che in sostanza riguarda in un certo senso la falsificazione totale dell'inizio della vita umana. Falsificata è anche la fisionomia di chi nascerà, che sarà sconvolta nei tratti anche caratteristici. Io dico questo. Diciamo che i genitori con queste tecniche sono ridotti a sbiadite comparse di un film del quale manco loro hanno scritto il copione. Il bambino diventa un frutto di un atto tecnico. Il bambino viene privato della verità del nascere, che non è un fatto biologico, ma è un ethos nel quale la nascita è un ethos nel quale si sperimenta la differenza, l'alterità e l'amore. E io mi pongo il problema del bambino, mi pongo il problema di che cosa rimane nella memoria del bambino di queste modalità. Qualcuno dice non ha capacità No, di intendere in quel momento, ne ha e ma come, ne ne ha e possiamo come. essere certi? Io credo che una traccia di una memoria creata, diciamo così, nel tempo rimanga sempre. Diciamo che siamo in un momento in cui sono in molti a difendere le motivazioni di questo ricorso alle fecondazioni eterologhe. Io non escludo, cioè, bisogna tener conto che proprio nel LEA, nei livelli essenziali di assistenza che il Ministero della Sanità ha proposto, un po' prima che andasse via il ministro Lorenzin, si è detto che le fecondazioni eterologhe rientrano nei livelli essenziali di assistenza. Quindi c'è qualcuno che ha difeso le motivazioni del ricorso alle fecondazioni eterologhe, invocando addirittura in queste tecniche atti di amore e di giustizia sociale. Sì. Però dobbiamo riconoscere che quello che si dona non sono cellule qualsiasi, ma la possibilità di ottenere, sono cellule che devono dare la possibilità di ottenere una vita umana, che già di fatto viene privata a priori del diritto di conoscere il proprio padre genetico e di strutturare la propria identità, ma soprattutto quando si entra in quel discorso di una cooperativa di genitori, praticamente il figlio perde anche il vincolo genetico con i genitori. Si creano delle diversità all'interno, diciamo, di questo percorso che sono inenarrabili, per esempio l'anonimato del donatore o della donatrice, a mio avviso pone delle difficoltà etiche e sociali. E l'embrione viene visto in questo senso come un materiale biologico. Mi chiedo e vi chiedo, ma vi è una violazione dei diritti del nascituro? E questo fenomeno di cui stiamo parlando è un fenomeno di dimensioni enormi, Ma non che c'è. dà anche l'idea di quanto la tecnologia oggi si renda responsabile di un vero e proprio tecnopotere sulla vita umana. Esatto. E poi se la situazione può diventare anche più grave nel caso in cui la fecondazione artificiale venga richiesta da una donna senza partner maschile, Esatto. una single, Non una solo, vedova, non so, una ma omosessuale. esattamente, dottore, esattamente, O se venga esattamente. richiesta da un uomo senza partner femminile, oppure il caso della coppia gay che chiede di ottenere il bimbo attraverso l'ovodonazione, con l'aggiunta del ricorso ad una madre surrogata, anche in Puglia Surrogata. abbiamo avuto tanti esempi. Abbiamo avuto tanti Allora, esempi, ma è
Io sono una mamma e sono ignorante totalmente in quelli che sono gli argomenti che lei sta trattando, e quindi sto bevendo e mangiando tutto ciò che lei sta con così grande pazienza insegnando a tutti noi, anche a chi ci sta seguendo. Ma Ma io le posso dire una cosa, che 45 anni di mia attività di fisiopatologo della riproduzione umana mi hanno insegnato molte cose. E tra queste cose io le dico quella che più mi sta a cuore, che cioè questa, la relazione madre-bambino è presente in ogni momento della vita prenatale ed è un fondamentale elemento per creare le basi dell'identità. Di quell'imprinting, chiamiamolo così, che è caratterizzato dalla psicoesistenza del figlio. Credo che se noi siamo alla base di quella psicologia del profondo, di quel vissuto che il figlio, la madre condividono in una conversazione fragile che è la gravidanza, allora non possiamo noi credere che nella madre surrogata, una donna che affitta o accetta di portare avanti una gravidanza, porti avanti la stessa gravidanza calda di una madre, genetica e portatrice. Porterà avanti una gravidanza fredda, una maternità che forse non potremo manco chiamare maternità. È un uso del proprio corpo come un oggetto, come una merce di scambio, come un lavoro a cottimo, accetta delle condizioni e accetta anche di privare quel bambino che porta in grembo di un importante frammento della sua vita che è quella prenatale. E questo è essenziale. Poi questo bimbo sarà consegnato a delle braccia di maschietti. Potrà essere accolto con tutto l'affetto possibile, ma sicuramente quella maternità surrogata può costituire una vera e propria violazione della dignità del nascituro. Ed una Non lo fe. dico io, lo dicono anche gli psicologi dell'età No, no, evolutiva. guardi, a me le posso. Guardi, le dico in tutta onestà, dottor Boscia, ho una personale poca simpatia e poca stima per gli psicologi. Mi tendo a fidarmi dei medici di coloro che, come lei, lavorano dentro la vita, perché lei lavora dentro la vita, proprio a contatto con la vita. E quello che diceva lei non solo è corretto da un punto di vista. Cioè, diciamo, la ferita inferta a questo bambino a cui viene vietata sin dal concepimento la mamma è una ferita talmente grande, talmente profonda che alcuna seduta o percorso cosiddetto psicologico, psichiatrico potrà mai sanare. Perché la cosa drammatica, il risvolto drammatico dell'utero in affitto è che non solo la donna che viene comunque dalla povertà, perché sono donne povere, Certo, fa una la cosa stragrande maggioranza terribile, di queste esatto. donatrici, diciamole così, d'utero vengono sempre dai paesi dell'est o da paesi veramente poveri. Non ho Esatto. mai visto una donna della nostra realtà dire sono pronta a fare questa, a gestire per. E lo facciamo fare sempre agli altri, i lavori scomodi si fanno fare sempre agli altri. Esatto, ma la cosa drammatica è che gli ovuli vengono prelevati da una donna e l'utero diciamo, per la gestazione è un altro. Quindi questa creatura non solo vive quello come giustamente la definita lei, una gestazione fredda, no? Quindi tutta la formazione è una gestazione fredda, ma non ha la possibilità di rintracciare la madre. Chi è la madre di questo bambino? Questo è da un punto di vista etico. Chi è la mamma di questo bambino? Chi è? Quella che l'ha portato in ventre? Nel suo ventre per 9 mesi? Che ha fatto un po' da forno o da frigorifero? È brutto definirlo così. Non mi sembra ci sia altra definizione che possiamo dare, no? Oppure la mamma
È quella donna alla quale è stato prelevato l'ovulo. Cioè, tecnicamente, chi è la mamma? La mamma non è più riconoscibile. Oltretutto è incrinato il valore personale della generazione. E quindi praticamente noi stiamo privando quei bimbi di un'esigenza profondamente umana, più che legittima, che è quella di ricercare o di conoscere di dove vengo e dove vado. Esatto. Sono il figlio, dovrebbe pretendere di essere un dono, il più gratuito, il più grande, il più bello, di essere testimonianza vivente del dono reciproco dei suoi genitori. È quello che manca in questa alta tecnologia, che ha un prezzo da pagare eccessivo, è un prezzo che noi dobbiamo calcolare. Lo è per il bambino, lo è per la coppia, lo è per la famiglia, lo è per lo Stato. Ma io da medico dico che lo è anche per la medicina, che è abbandonata le finalità diagnostiche, terapeutiche, riabilitative, si è messa al servizio del desiderio umano, condannando se stessa ad essere anche e sempre un semplice artificio. I problemi sono tanti, intersecano tutte le tappe, tutte le possibilità tecniche della nuova genetica e ovviamente esistono queste espansioni che sono ormai capaci come dire, di diventare talmente tanto complesse da essere impossibile da regolarsi. E per esempio gli embrioni in tutto questo bailam possono essere eliminati per decorrenza dei termini di congelamento. La manipolazione può giungere a tentativi sperimentali. I gameti possono essere esaminati prima dell'impianto, le fecondazioni possono essere anche agamide, si va a modificare il citoplasma della cellula uovo, non è una sostituzione solo dell'atto coniugale, Di ma tutto. c'è un utilizzo dei gameti, che è un utilizzo che qualche volta diventa anche fantasioso. L'altro giorno mi chiedevano, ho avuto una consultazione, mi è venuta una signora e mi ha detto, dice, professore, io voglio adottare il metodo Ropa. Il metodo Ropa. E ho detto, ma lei è coniugata? No, io sono singola, convivo con un'altra mia compagna, però noi vorremmo dare al nostro figlio una generatività che sia a prova di legalità. E quindi in sostanza si tratta di un trattamento di fecondazione in vitro condiviso, mediante il quale una partner, chiamiamola genitore 1, così come si usa in questo momento, Sì, che va tanto di moda, no? Che va di viene moda. sottoposta a stimolazione ovarica al fine di fornire gli ovociti, mentre l'altra, genitore 2, accoglierà nel proprio utero gli embrioni derivanti dalla fecondazione degli ovociti con un campione di sperma da donatore. Allora, da questo punto di vista, la prima donna sarà la madre genetica del bambino e la seconda sarà la madre gestazionale. Allora, la madre gestazionale va a partorire e ovviamente per la legge italiana noi abbiamo questo obbligo di dichiarare la donna, il figlio nato da donna che lo ha partorito, Ma il che è padre la sarà madre. ignoto, cioè Va anche. bene? No, 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 quello di schiada quella che lo ha partorito. Dopodiché la madre genetica non chiede manco più l'adozione del figliastro,
ma rivendica la maternità perché chiede al magistrato di indagare, e poiché lei è la madre genetica di quell'embrione, di quel feto che va a nascere, nessuno praticamente potrà negargli questa maternità e quindi entrambe saranno riconosciute come madri biologiche. Ha capito? Vede, No, no, ho capito e come, dottor Boscia, ci sono degli No. iter a questo punto, iter previsti per la madre genetica e poi c'è l'iter previsto per la madre gestazionale. No, capisco e come, sa perché? Perché siamo in Allora, questi attesa. bimbi non solo saranno privati del Papà, papà, non saranno certo. mai. Cioè, ci sono due madri, uno che l'ha partorito e uno che l'ha generato dal punto di vista genetico. Certo, ma non solo, lei sta chiarificando quello che è l'iter che poi arriva nel tribunale. Perché siamo in attesa da parte della Cassazione che si pronunci per la vicenda delle varie trascrizioni dei bambini con due papà e due mamme, ma all'atto pratico la scienza, nel suo, mi perdoni, delirio di onnipotenza, perché qui siamo nel delirio più totale, cioè. Per quella che era partita essere una. E no, e qui in sostanza questo metodo in sostanza è che viene ora definito maternità condivisa, Sì. è chiamato così perché entrambe le donne sono parte Certo. attiva, Certo. con ruoli diversi, in un processo che porterà ad una futura, a quella futura gravidanza, PMA. E quindi in sostanza una tecnica di avanguardia viene considerata questa perché consente a queste donne di realizzare questo progetto di maternità condivisa che nessuna giustizia al mondo potrà negare. Quindi, diciamo che noi partiamo diciamo dai casi più strani per cercare addirittura la legittimazione di quello che stiamo facendo. Questo è la deriva alla quale in sostanza ci siamo nella quale ci siamo incanalati. Intercale, certo. E quindi io mi metto anche dalla parte, vede, di chi ha l'impossibilità di avere un figlio. Capisco che è un motivo di grande sofferenza. Però sono anche convinto, lo dico con tutto l'affetto possibile, che il desiderio di una gravidanza è da considerarsi un'esigenza profondamente umana. Ma Sì. questo desiderio, più che mai legittimo, non sta all'uomo e alla donna a Vero. rivendicarlo come diritto. Esatto, no. Qualcuno nella nostra contemporaneità deve, in un certo senso, scardinare questo problema, questo diritto al figlio. Molto Il bene. figlio, vorrei che qualcuno lo proclamasse ad alta voce, non è qualcosa di dovuto, Esatto, è non può un dono. essere considerato qualcosa, non può essere un oggetto di proprietà. Io sono certo che chi nasce pretenderà di essere un dono. Esatto. E quello che manca nella nostra società è proprio l'impegno a prevenire queste cose, perché l'alta tecnologia ci sta portando lontano. C'è un evento del quale praticamente si ha notizia che alcune multinazionali negli Stati Uniti a donne che diciamo, fanno dei percorsi diciamo così di tipo professionale e queste multinazionali impediscono alle donne di avere delle gravidanze. Certo. Ma che cosa vanno ad offrire alla donna? Così come offrono il buono pasto, il buono Sì. fitness, il buono vacanza, dicono: nessuna gravidanza durante il lavoro, se volete avere successo nell'ascesa lavorativa e sociale. Però, perché se la gravidanza invece c'è, vi interrompiamo ogni possibilità di continuativa Certo. ascesa.
Allora dicono, donne non siete private dalla maternità, ma la dovete rinviare a tempi opportuni. Esatto. E noi vi concediamo, oltre a tutti i vari fitness, Bonus. vacanze, eccetera, il buono per la conservazione dei gameti, che potrete utilizzare nel momento in cui, conclusa ogni prospettiva lavorativa, con valenza economica e di mantenimento della carriera, sarete libere di diventare madre. Cioè, l'azienda che decide quando una donna può... Capisce? Guardi, dottor Boscia, io sono Le totalmente tecniche di allineata con riproduzione portano lei. anche a questo. E Certo. siccome i gameti possono essere congelati e Certo. conservati finché si vuole, praticamente noi apriamo una grande porta a quella nuova versione della maternità ipermoderna, che è quella di avere figli in età molto avanzate, che è quella delle cosiddette mamme nonne, che è quella delle donne che hanno anteposto la propria affermazione sociale al ruolo di maternità, e forse nessuno pensa che queste donne, mamme, nonne accorciano anche di fatto il periodo di vita con i Certo, i propri suoi figli. figli, E certo. ponendo su base cento la durata della vita, chi fruisce la maternità a 20 anni potrà prevedere di avere per 80 anni la presenza dei figli. Chi la propone a 50 o a 60 potrà vivere accanto ai figli per la metà di quel tempo. Quindi, ecco, di conseguenza priverà questi figli di tutta E quella parte certo, di età, cioè è il li renderà discorso orfani dell'egoismo. È precoci. l'egoismo, cioè io per egoismo non considero più un figlio un dono, ma un diritto. E questo è il primo. C'è questo un altro problema che io ho messo così nella mia mente, appunto, che mentre la scienza mette a disposizione tutte queste tecnologie inedite, capaci di espropriare i ruoli di paternità e maternità, contestualmente in questo periodo risultano anche esondate le scienze giuridiche, Certo. che riaffermando i principi di autonomia e di autodeterminazione come fattori primari, permettono di disporre cose mai viste, cose mai sperimentate, e quindi praticamente consentono anche di avere un figlio oltre i confini biologici, o di averlo senza passare dalla generazione sessuale dei corpi, o di ottenerlo prescindendo da un legame amoroso, Certo. cioè quei legami fatti di tenerezza, di rispetto, di responsabilità. Amore, Quello non esiste più, perché se transita la maternità e paternità dalla categoria del dono a quella del desiderio diritto, praticamente siamo in un'era di grandi mutilazioni. sì. Alle radici di tutto c'è una rivoluzione sessuale, una rivoluzione riproduttiva, e potremmo dire che questa rivoluzione riproduttiva sta transitando dalla procreazione alla produzione. Produzione. Esattamente, esattamente, dottor Boscia, esattamente, professore, esattamente, spaventoso, diabolicamente spaventoso. Ma è una rivoluzione, lei giustamente dice spaventosa, è una rivoluzione che in realtà non risparmia niente, nessuno. È una rivoluzione che è condizionata dai potenti mezzi di comunicazione sociale, è condizionata anche da quella cultura che ha trasformato il corpo della donna da corpo femminile, simbolo della maternità, a corpo femminile ulteriormente svestito, che è diventato solo mezzo di seduzione. Ma lo sa, dottor Boscia, io giusto una, non voglio parlare di politica perché lei lo sa, però quello che lei mi dice mi dà lo spunto
su delle informazioni che mi hanno sorpreso, ovvero io vedo le femministe particolarmente agguerrite contro l'utero in affitto. Quindi forse anche nella loro rivoluzione sessuale degli anni 70, no, l'utero il mio, così introduciamo l'argomento successivo dell'aborto. Essere contro l'utero in affitto, cioè forse diciamo la pratica dell'utero in affitto ha risvegliato in queste donne che hanno rivendicato per anni il possesso, per così dire, del loro utero e l'uso e la destinazione che volevano farne, e c'è una battaglia, una guerra che le femministe stanno conducendo contro. Perché si sono accorte che nel tentativo di combattere ogni schiavitù Esatto, si sono rese schiave. ricondotte in un percorso di schiavitù. Schiavitù, esatto, esattamente, esattamente. E qui guardi, le rubo ancora qualche minuto perché cioè, io andrei avanti ora e lei lo sa, io sono una gran chiacchierona ed ho un gran piacere di ascoltarla soprattutto. Aborto e 194. Aborto viene chiamata sempre in questa neolingua interruzione volontaria di gravidanza. Le conseguenze per la salute della donna, non psicologiche intendo io, perché quelle sono devastanti e quelle solo il Signore potrà curarle forse un giorno. Quelle fisiche. 194. Viene posto nella 194, nel caso in cui fosse applicata realmente, comunque una differenza di aborto terapeutico e aborto eugenetico. Allora io le rispondo subito, guardi, perché spesso si fa una grande confusione. Allora, l'aborto terapeutico è quell'aborto che la medicina tende a disporre quando la prosecuzione di una gravidanza può mettere in pericolo la salute della madre. E quindi è una interruzione di gravidanza in presenza di pericolo per la vita o per la salute della madre. Ma qui la medicina, devo dire, che è stata molto brava perché è riuscita giungere ad un tale livello di perfezione da quasi scotomizzare completamente i pericoli per la salute della madre. Faccio un esempio. Aborto terapeutico doveva essere considerato, con feto perfettamente sano, quello di una donna che avendo avuto un tumore al seno viene consigliata dal medico ad abortire per introdurre tutte le possibili tecnologie chirurgiche, radioterapiche e chemioterapiche per salvarsi da questo tumore che chiaramente in gran corso di gravidanza può avere visioni molto, direi così, Sì, aggravanti. aggravato. Sì. È un po' il caso che diciamo, ha vissuto Gianna Beretta Molla quando Esatto. dice non voglio assolutamente abortire e la malattia purtroppo l'ha consumata. Ma oggi questa situazione che è esistita nel passato non esiste più. Io ho avuto un congresso proprio l'altro giorno all'Istituto Oncologico qui di Bari, in cui ho raccomandato moltissimo di non eseguire interruzioni di gravidanza o aborti terapeutici in quelle donne, perché oggi ci sono tecniche che consentono di operare, di iniziare delle terapie, di bloccare il tumore, di fare in modo che viva la donna, ma L'embrione. anche l'embrione. E allora, se la medicina ha avuto queste capacità di risolvere tanti problemi, e quindi anche per esempio nelle donne nefropatiche, cardiopatiche, Sì. eccetera, c'è diciamo, questa possibilità di aiutare entrambi gli elementi della riproduzione, donna e bambino, la definizione terapeutica diventa una definizione quanto mai impropria. Perché se la vogliamo conservare,
In realtà la vogliamo conservare perché vorremmo rendere legale la soppressione di chi può essere sano, perfetto, ma che viene soppresso per prevenire l'eventuale rischio di una malattia materna. La medicina moderna, odierna, ha superato la totalità di questi casi perché l'evoluzione diciamo della gravidanza diciamo consente ai medici anche di affrontare diciamo l'evoluzione della malattia della donna e di salvare l'uno e l'altro. La medicina perinatale ha reso possibile una salvezza per entrambi. Quindi, in sostanza, di aborti terapeutici non ne dovremmo più fare sentire parlare. Però abbiamo una viceversa una piaga, abbiamo un tarlo, perché in questo momento quello che diciamo sta esplodendo è l'aborto eugenetico. L'aborto eugenetico che è finalizzato al miglioramento della specie attraverso la soppressione di feti affetti da patologie genetiche o da malformazioni somatiche. La legge 194 del 78 non prevede in modo esplicito l'aborto eugenetico, ma nella realtà dei fatti quella legge purtroppo è diventata una legge fortemente eugenistica. La licenza di uccidere è praticamente la 194. Mi scusi, dottor Bo, cioè professore, io. È vero che facciamo queste diagnosi di anomalie, però si va ad abortire solo ed esclusivamente perché, diciamo, si ottiene un facile lasciapassare, ottenibile dalle strutture di igiene mentale, in cui praticamente si dice che questa donna non può, diciamo, sopportare il peso psicologico e psicoemotivo della gravidanza perché è a rischio di suicidio. E allora questo tipo di aborto, preceduto da tesa al perseguimento della qualità di vita futura, e quindi praticamente a scartare quel feto che non possiede livelli di qualità eccellenti e quindi lo si considera degno di non vivere. Sì, voglio dire, poi la cronaca dell'ultimo anno con i casi estremi di soppressione, perché questa è, perché voglio Ma io dire. le dico che come medici cattolici, come medico cattolico obiettore, io sto veramente con grande determinazione sostenendo le ragioni dell'accoglienza e di sostegno verso la nuova vita, anche quando questa nuova vita è già segnata dalla malattia e dalla sofferenza. E noi possiamo porre in essere anche degli interventi che non siano solo e soltanto soppressivi, ma siano interventi di aiuto ed interventi correttivi delle malformazioni. Sì, certo. È notizia dell'altro giorno che una spina bifida è stata corretta in utero, operata in utero. L'abbiamo È letto in notizia. rete, è girata in rete ed è una. Lì è, cioè, ed è noi che abbiamo fede, poco. Il centro di diciamo, medicina fetale e l'hospice per i feti che nascono con malformazione dimostra che la medicina è per la vita e la medicina deve impegnarsi affinché vengano ridotti con interventi medici queste problematiche che affliggono la salute del feto. Di fatto però, guardi, le cardiochirurgie neonatali stanno scomparendo, perché di fronte ad un'anche minima diagnosi di cardiopatia congenita si preferisce far abortire la donna. E viceversa, nel passato, e io sono testimone perché nel mio centro c'era questa tutela dei bambini che avevano dei problemi e venivano operati anche immediatamente dopo la nascita, io sono attorniato
da tanti bambini che hanno avuto questa fortuna di poter nascere, che sono riconoscenti. L'impegno per la vita è molto difficile, è un impegno veramente carico di responsabilità. Forse è un impegno che ci può portare più facilmente in tribunale. Non è assolutamente una cosa semplice, anche culturalmente e scientificamente. Chi si opziona a questa strada sente un fondativo impegno in questo senso. E quando io dico la mia obiezione di coscienza è in questo senso, perché come obiettore di coscienza, anche se sono censurato, lei sa che diciamo recentissimamente ci sono dei manifesti che hanno diffamato i medici obiettori, questa è notizia di ieri, del 20, un giornale, La Verità, alla pagina Pensiero Unico, diciamo ci cita di una campagna feroce, offensiva, proposta dalla Unione degli Atei e degli Agnostici, contro i professionisti che avendo il diritto si oppongono all'aborto. Io sono orgoglioso di essere tra questi che mi oppongo all'aborto, e dico che l'obiezione di coscienza è un valore che si radica nella legge morale naturale. E il diritto all'obiezione di coscienza, questo va detto a tutta la gente, non va inteso proprio come un diritto soggettivo, va inteso a pieno diritto, a pieno titolo, fra i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo. Certo. E nel caso degli aborti, di questo tipo di aborto, l'obiezione è un obbligo morale. E l'obiezione di coscienza non è solo questo obbligo morale, ma diventa dovere deontologico, soprattutto quando l'operatore sanitario viene richiesto di fare interventi contrastanti, certo, con certo, i contenuti etici, certo, della certo, sua professione. Certo. L'obiezione di coscienza non è mai un'obiezione di comodo, no, o di opportunismo. No. Anzi, l'obiezione di coscienza è che è colui che fa tale scelta anche quando si sente discriminato e emarginato, come è capitato a me leggendo questi manifesti. È colui che con il suo stile di vita non si limita soltanto a sollevare l'obiezione di coscienza, ma si impegna a vivere coerentemente con i valori morali che hanno determinato questa scelta, ponendosi in un atteggiamento di generosa e disinteressata difesa della vita, nonché di prevenzione dell'aborto di tipo culturale, nonché di capacità a far percepire il valore della nuova vita che viene chiamata resistenza. Significa impegnarsi anche nella chirurgia, nella riparazione dei difetti congeniti. Significa anche educare la popolazione a vivere l'amore che è connesso all'intera esistenza, nel senso del rispetto. Perché se all'origine della vita c'è il disprezzo della vita nascente, non prendiamoci in giro a fare le celebrazioni per i disabili. Bravo. Se non accettiamo quei disabili, poi non stracciamoci le vesti all'esterno per dire siamo dalla parte dei disabili. No, guardi, assolutamente, dico, allineata e coperta con lei, professore, veramente, perché specialmente quest'ultima parte in cui lei cita la coerenza tra ciò che ho studiato, ciò che sono e quella che è la mia professione, perché è questo, no? È quello che insegno, e deve esserci un fil rouge che li lega tutti e quattro. Certo, noi siamo sponda di sostegno. Certo. Perché non è soltanto che rivendichiamo il diritto all'obiezione di coscienza, ma sentiamo il dovere ad andare sempre ad impegnarsi per la vita e in difesa della vita, sempre, anche dopo che sono nati questi
questi bimbi. Questi bimbi. Diffondere questa mentalità io credo che sia un fatto positivo in questa nostra società che viaggia con un pensiero unico, che è quello di distruggere, diciamo, le vite nascenti. Dottor Boscia, professore, io la ringrazio infinitamente perché è stato prezioso e speriamo di poterla avere di nuovo. Io la lancio così e ci provo, da buona romana ci provo Beh, sempre. io sono sempre a disposizione, concordando, il tempo lo si trova sempre. Quando le cose si vogliono, soprattutto se lo scopo è quello di andare incontro alle famiglie, e tra l'altro anche andare incontro ai giovani, Esatto. che credo che abbiano grande desiderio anche di apprendere, diciamo, pochino di più di quanto hanno appreso finora. Desiderio e bisogno e Possiamo necessità. parlare nel futuro di uno spirito di speranza? Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, allora lo faremo, allora lo faremo. Io la ringrazio tantissimo e colgo l'occasione per augurarle un buon tempo di attesa del Natale. Grazie molte anche a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie, arrivederci, alla prossima Grazie. professore. Grazie Grazie, a grazie. lei, arrivederci. Allora ragazzi, non so a voi, ma è stata una puntata veramente straordinaria. Il professor Bosch ci ha fatto una lezione ampia a 360 gradi, direi 336. 720 gradi, insomma, due volte il giro da 360. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, vi ringrazio, ringrazio quelli che ci ascolteranno in differita, quelli che ci vedranno sul canale YouTube. Approfitto per ringraziare, essendo questa l'ultima trasmissione del 2018 di Popolo della Famiglia TV. Io ringrazio tutti i conduttori che da gennaio del 2018 ad oggi hanno animato e popolato il palinsesto. Quando dico tutti, intendo anche coloro i quali sono usciti dal nostro movimento. Vi ringrazio uno per uno, auguro a voi, ai vostri cari e alle vostre famiglie una buona attesa del Santo Natale. Noi della redazione di Popolo della Famiglia TV con Francesca Centofanti, Barbara Moi, Giovanni Marco Tullio, Emanuela Pongiluppi Eleuteri, vi auguriamo un Natale di pace e di serenità. La redazione di Semi di Speranza, che è la rubrica che conduco, composta da Daniela Baldanza, Barbara Moi e Manuela Pongiluppi Leutari vi augurano e vi auguro buon Natale e vi danno appuntamento a venerdì, scusate che guardo sul calendario, a venerdì 11 gennaio, sempre alle 18:30 con Semi di Speranza. A tutti quanti un sereno Natale e un bacio alle mie figlie Elisa ed Elenea, approfitto del mezzo che probabilmente guarderanno questa diretta più tardi e che Dio ci benedica, che il Signore porti speranza, pace e serenità nelle nostre famiglie. Buon Natale, buone feste, ci vediamo nel 2019. Grazie, ciao!